Torna a distanza di poco più di un mese al Teatro Team di Bari Corrado Guzzanti con il suo recital e si registra ancora una volta il tutto esaurito. Uno spettacolo nato dalla voglia di Guzzanti di riproporre al pubblico alcuni personaggi storici come il santone Quelo, la bionda presentatrice Vulvia, ma recital è un'opportunità per dare allo spettatore uno spaccato realistico e ironico della situazione politica e sociale attuale, con molte novità ad altissimo contenuto satirico e politico. Uno su tutti, il ministro Giulio Tremonti, seduto su un trono regale stile Luigi XIV con abiti d'epoca, con a fianco il paggio Marco Marzocca, spalla di Guzzanti fin dai tempi di Avanzi. E via al lungo monologo Guzzanti-Tremonti sullo stato dell'economia nazionale, un passaggio sulla social card. Sulla social card, sono d'accordo, è disumana, io ero contrario al nome, sono americanate, cosa vuol dire social? Siamo tutti social. Io avevo proposto la carta del morto di fame. E poi i tagli del governo, in particolare alla cultura. Ancora questa roba dei tagli della cultura, ancora quella roba dei tagli di fondo al teatro lirico. Questa roba del teatro lirico in Italia deve finire, perché è una roba corporativa. Perché se voi andate al teatro lirico italiano, c'è sempre la storia di quello, il portatore di handicap, come si chiama, il Trigoletto, che tutti gli anni è portatore di handicap. Oppure mi fanno la storia di quella baldracca che tutti gli anni mi va a morire di tisi, la Traviata, brava. Infine un passaggio sul rapporto fra l'Italia e gli altri paesi. Avevamo i complessi, volevamo che l'Italia diventasse come gli altri paesi e invece è il mondo che è diventato italiano. Ecco,